Vedo in linea Nicole. Ciao Nicole, non so se ci senti, Ciao se sei in Dario, linea. ciao caro Zocchio, Ciao, eccola qua, abbiamo Nicole. Nicole Una Gomena. delle nostre top girl, tra l'altro, che ormai avete imparato a conoscere e a riconoscere, con cui noi ogni tanto Ma lei ha facciamo. sentito che qui si balla la Sì, samba? esatto, e allora l'abbiamo subito chiamata, con cui facciamo ogni tanto il Grazie, per punto della me ovviamente è situazione sempre un piacere. sui nostri giovani juventini in Serie B, anche perché ce n'è qualcuno che finalmente sta iniziando a mostrare quelle che non sono solo più delle potenzialità ormai, vero Nicole? Raccontaci. Sì, no, esatto, perché se magari nella prima parte di campionato abbiamo visto quelli che sono sì dei bravi giocatori, adesso veramente c'è qualcuno che si sta facendo notare perché ha veramente qualcosa in più, soprattutto in fase realizzativa. Di chi vi parlo? Naturalmente di Favilli. Certo. Favilli che è una vecchia conoscenza, se così la possiamo chiamare, della Juve, perché l'anno scorso ha fatto proprio Favilli. Permettetemi la battuta brutta, però l'ha fatto No, in ma però prima ora. Ci sta ci sta tutta. assolutamente. Nome No, nomen, però come si davvero. suol dire, no? Esatto. Guarda, meglio di così non potevi descriverlo. Infatti è arrivata quota a 7 gol, continua a segnare, cerca in realtà di dare la mano che servirebbe all'Ascoli perché è una squadra piuttosto in difficoltà. Sia lui che il compagno Cassata tentano di fare il possibile. Al momento l'Ascoli non sta raccogliendo tutti questi risultati positivi, però Favilli naturalmente è un giocatore che fa davvero davvero tanto, si sta facendo notare perché naturalmente non può fare l'Ibrahimovic della situazione vincendo tutte le partite da solo, Certo. però è davvero un giocatore importante che la Juve continua a tenere nel mirino, io me lo Brava, infatti noi ne ricordo. abbiamo parlato un pochino in settimana. Spiega un po' ai nostri telespettatori qual è la situazione di Favilli, perché in questo momento non è propriamente juventino, giusto? No, esatto, anche se noi praticamente lo contiamo come tale, Favilli è un giocatore attualmente del Livorno, è tornato alla società Granata proprio questa, non l'ultima sessione di mercato, però quella estiva, e anche se sembrava che dovesse restare alla Juve, c'è stato questo diciamo problema per i bianconeri che però parleranno assolutamente con la gente di Campi e il Livorno per riavere questo giocatore che assolutamente i bianconeri hanno un po' come pupillo, lui stesso l'aveva detto, sono sotto l'occhio di Allegri Certo, ed è poi tra l'altro magari ha verissimo. scelto di andare ad Ascoli per fare un po' l'occhio con la maglia, no? Visto che Sì, siamo esatto, sempre. lui, Orsolini e Cassata Esatto, assolutamente sono esatto. rimasti in bianconero in questo Esatto. senso, non possiamo dire niente. Ecco. Quindi lui è davvero il giocatore che si sta facendo desiderare in questo senso, nel senso positivo del termine, perché comunque già potete chiederlo al vostro Edoardo Sitti che Certo, cura la certo. parte della primavera. Il giocatore che conosce probabilmente meglio, infatti l'anno scorso aveva segnato anche più di 20 gol in primavera e sicuramente la Juve lo vorrà con sé al più presto possibile. Ecco. Lui Orsolini Cassata, ripeto, invece per quanto riguarda Romagna è un altro giocatore nostro che però dal Novara è passato al Brescia e non so quanto gli sia convenuto perché il Brescia al momento è un pochino in crisi, invece il Novara sta segnando tanto, sta vincendo tanto e sta cercando di rientrare nella prima parte della classifica, che è quella poi dedicata ai playoff. Comunque Certo. lui ha esordito con il Brescia, ha fatto la sua partita e sono tutti soddisfatti. Soddisfatti anche di Matic al Bari che col mercato si è rafforzato Che davvero, sta davvero andando forti, tanto. esatto, col mercato di gennaio ha fatto dei colpi pazzeschi, segnano tutti quelli che hanno comprato a gennaio Sì, praticamente. esatto, su tutti Floro Flores, che è un Sì, giocatore certo. che viene poi dalla Serie A, che naturalmente può disputare il campionato che ha detto probabilmente su una gamba sola, Sì, sì, così sì. si suol Quello dire. che è fuori categoria, no? Come si dice in questi Sì, casi. assolutamente, quindi anche il nostro, tra virgolette, Matic sta dando soddisfazioni Bene. a mister e addetti ai lavori, per cui la Juve al momento si può considerare assolutamente soddisfatta dei suoi giocatori in prestito in Serie B perché naturalmente stanno dando le giuste risposte. Ecco, una cosa che poi mi ha incuriosito negli anni è che intervistando anche giocatori che hanno un passato alla Juve, vi faccio l'esempio
magari di Giannetti, sì. Tantissimi di loro hanno un ricordo particolare della Juve, in senso positivo naturalmente, perché tutti hanno affermato di essere stati cresciuti non solo come giocatori ma anche come uomini, e questa cosa gli ha dato quella spinta in più per arrivare a livelli più alti effettivamente di quanto magari avrebbero fatto venendo seguiti da altre società. E infatti guarda, noi che spulciamo molto i profili social ogni tanto, io vado appunto a vedere anche questi dei nostri ragazzi sia attuali che ex, e mantengono sempre tutti anche molto volentieri le immagini di quando erano effettivamente nella primavera della squadra, insomma si vede sì, che sono sì, rimasti sì. legati alla società, insomma. Sì, no, assolutamente, anche perché poi voglio dire, parlando della Juve, si parla di un top club e il sogno di ogni ragazzino poi è proprio quello di arrivare a giocare in una società del genere che non solo vince tanto, ma anche una particolare organizzazione che adesso si sta espandendo, è quasi simile alle strategie utilizzate dal Real Madrid quando certo. poi stava diventando grande, ecco. Anche perché sta diventando una società ad altissimo livello, lo è sempre stata, ma si è sempre decantata molto la società, la parte diciamo primavera di società come Atalanta e Torino, Atalanta che tra l'altro sta ancora sì. anche facendo benissimo, la Juve ormai credo che si sia attestata su quei livelli lì, perché sono un po' di anni che tra Viareggio, campionato e Coppa Italia, se non vince arriva in finale o giù di lì, quindi comunque il livello no, è altissimo. Sì. Si conferma top club non solo in Serie A, ma anche poi nei campionati che riguardano i ragazzi che crescono e soprattutto vengono seguiti nel migliore dei modi, tanto che poi li possiamo rivedere anche in Serie A, se proprio va male in Serie B, però certo. Senti, possono assolutamente dirsi contenti. L'unica nota negativa viene un pochino dai portieri, giusto? Che stanno giocando poco. Sì, se proprio vogliamo andare a vedere l'ago nel pagliaio o il pelo nell'uovo, come sì, si può sì, dire. Certo. Comunque Pinzoglio ha sempre il suo posto, Meret naturalmente gioca in una società che è la SPAL, che è un'altra società organizzatissima, che adesso è soltanto a meno uno dalla vetta, io sì, me lo ricordo una tra l'altro. Mossa, quindi... Abbiamo persa? Ah no, ecco. No, no, ah, ecco. Ok, sei andata via per un attimo, ogni tanto succede col collegamento. Sì, no, ecco, infatti non vi sentivo. No, e comunque stavo appunto dicendo, non è una situazione da mani nei capelli, niente di preoccupante, ecco. No, quindi no, certo. Davvero tutti soddisfatti al momento, dalla Serie B non arrivano che notizie positive, per cui adesso attendiamo nella speranza che appunto tutto prosegua in questo modo. Nicole, grazie per il collegamento, ovviamente grazie ci rivedremo a Top Girl a breve, fra due mercoledì, certo. E quindi sarai fisicamente presente nei nostri studi. Grazie, buon lavoro. Ciao Nicole, grazie mille.